si è svolto presso il Palazzo della Cultura di Locri un apprezzatissimo convegno sui bronzi di Riace, al fine di poter mettere a conoscenza l'importanza del mondo dell'archeologia quale strumento fondamentale per le nostre radici. L'evento è stato organizzato dal Liceo Classico Ivo Olivetti di Locri in collaborazione con l'Archeoclub. Interessanti gli interventi rispetto al tema passato e presente della Calabria, del presidente del Consiglio d'Istituto Ugo Mazzaferro, del docente di numismatica dell'Università di Messina Daniele Castrizio e del noto scopritore dei bronzi di Riace Stefano Mariottini. Certo che il ritrovamento dei bronzi è stata una cosa, diciamo, eccezionale, non solo per il fatto stesso, ma anche perché poi ha dato vita a questa collaborazione con la soprintendenza che va avanti da 35 anni e che ha portato un po' ad esplorare una ventina di siti archeologici subacquei, tra i quali spicca naturalmente Kaulon, dove abbiamo fatto quasi 12 anni di ricerche, certo in periodo ristretto perché l'associazione culturale Codros, di cui sono presidente, fatta da volontari e non può dedicare più di 2-3 settimane l'anno a questa attività. E quindi, diciamo, i bronzi si hanno portato un grande, diciamo, interesse culturale per la loro presenza e per quello che sono, ma hanno portato anche questa collaborazione che poi ha condotto al riconoscimento di tutti questi di questi collegamenti tra i siti a terra sul territorio e le attività che questi siti avevano con questa via di mare davanti, e quindi navigazione militare, navigazione commerciale e tutto quello che era collegato a questa interconnessione. I bronzi sono la nostra bandiera, è l'unico biglietto di presentazione internazionale che noi abbiamo come città metropolitana, ex provincia di Reggio. È una cosa che noi dobbiamo cavalcare, sfruttare, dobbiamo essere in grado di studiarli sempre di più, di essere punto di riferimento per lo studio, essere punto di riferimento per la divulgazione, interessare, attrarre, portare sempre novità. Oggi in questo incontro cercherò, nel tempo che mi è concesso, di portare le ultime novità sui bronzi, le ultime novità scientifiche sui bronzi, perché sui bronzi si parla tanto, ma si parla a sproposito. Si dicono teorie che non hanno alcun senso, mentre invece la ricerca internazionale va avanti, ci sono incontri a tutti i livelli, un'equipe giapponese, l'equipe tedesca, ci sono equipe italiane molto forti. Di queste cose non si parla mai. Noi dobbiamo riuscire a valorizzare i nostri beni culturali, però c'è un marketing da fare ed è un marketing che non può prescindere dal partire dalla ricerca, dallo studio e dall'incontro di tutti i gruppi di studio e coordinamento dei gruppi di studio, che deve avvenire qui, perché i bronzi li abbiamo noi, deve avvenire qui, ma l'incontro di tutti i gruppi di studio che devono portare a questa terra turismo, ricchezza, lavoro. È una data da scolpire negli annali dell'archeologia mondiale. Probabilmente la scoperta dei bronzi si può annoverare fra le 10 scoperte più importanti archeologiche di tutti i tempi. Ora io mi soffermo a questo, il perché la valenza di questo convegno qual è? Il far conoscere alle generazioni presenti l'importanza dell'archeologia e nello specifico dell'archeologia classica, in modo che si possano capire dove affondano le nostre radici, se non in una cultura classica e magno-greca. E che questa memoria storica non vada perduta.